Ciao, sono la dottoressa ostetrica Chiara e per il mini corso di questa settimana di Allena la Vagina andiamo a vedere un po' di posizioni che ti aiuteranno a scaricare il pavimento pelvico, cioè ad alleggerirlo, a rilassare le tensioni, a percepirlo. Per prima cosa ci sdraiamo a pancia in su e andiamo a fare un pochino di rilassamento. Chiudiamo gli occhi. Abbandoniamo le gambe, abbandoniamo le braccia, palmi delle mani rivolti verso l'alto, appoggiamo bene le scapole a terra e facciamo un bel sospiro dentro l'aria dal naso, fuori dalla bocca, lasciando la bocca semichiusa e la lingua appoggiata al palato inferiore. Sento il respiro nell'ombelico, respiro profondo, lento, calmo. Sento le gambe che si abbandonano al tappetino, le braccia morbide, il viso rilassato. E vado a percepire la mia vagina. Come se avessi una cuppetta, un tampax, un dito e sento morbido attorno. Rilasso la pancia, rilasso la vagina e ogni volta che la pancia si gonfia, la vagina si apre. Quindi la mia coppetta immaginaria potrebbe scendere e uscire. Quando invece la pancia si sgonfia, la vagina si chiude e la coppetta potrebbe risalire verso l'interno. Senza che io stringa o spinga, provo a ascoltare, a percepire questo movimento che c'è, anche se molto dolce. Potrei aver bisogno di un po' di tempo, un po' di allenamento per percepirlo. Sto in questa posizione per quanto tempo ne ho bisogno e quando mi sento sufficientemente rilassata, ho percepito magari anche la vagina, il pavimento pelvico. Mi ruoto su un fianco e mi porto seduta sui talloni. A questo punto divarichiamo le ginocchia. Possiamo prendere un supporto, un cuscino, delle coperte e ci appoggiamo con il viso rivolto da un lato. Lasciamo che la pancia scenda verso il tappetino e che si rilassi. Respiriamo sempre con la pancia e sentiamo, percepiamo in questa posizione la nostra vagina. Abbiamo le ginocchia divaricate e gli alluci che si sfiorano o sono abbastanza vicini. Percepiamo la nostra coppetta immaginaria, il nostro tampax immaginario dentro la vagina. Quando gonfio la pancia, la coppetta fa per cadere. Quando sgonfio la pancia, la coppetta fa per risalire, senza stringere, senza spingere. E mi rilasso qui. Sento bene anche i glutei e tutti i muscoli, non solo interni alla vagina, ma anche esternamente, si rilassano e si strecciano. Posso ruotare il viso dall'altra parte.
mi rilasso qui. Piano piano mi sollevo, tolgo il supporto e mi porto a gambe leggermente divaricate quanto il tappetino, sollevo le braccia e scendo, vado verso i piedi, cerco di non accartocciarmi con la schiena ma di avere una schiena piuttosto dritta e di andare idealmente con la fronte verso terra, a prendere, se riesco, con le mani l'esterno dei piedi. Se non ci arrivo, posso appoggiare tranquillamente sulle tibie o sulle ginocchia. Sento il pavimento pelvico che si rilassa e si appoggia a terra. Respiro con la pancia e con la schiena. Sento proprio che si può muovere tutta la zona panciera, diciamo. Se riesco, a ogni espiro, continuo a scendere verso il basso, ma l'obiettivo è quello di percepire il pavimento pelvico. Piano piano mi sollevo, vado in piedi. Facciamo la stessa cosa, dai in piedi, sollevo le braccia, butto fuori l'aria, le gambe sono un pochino divaricate e scendo verso terra, non importa dove arrivo, lascio andare bene la testa, lascio andare le braccia, le spalle e percepisco il pavimento pelvico, anche qui, che si stretta. Ogni espiro, se riesco, vado un pochino più giù, ma non è importante fin dove arrivo. Poi apro le punte dei piedi, le porto un pochino a 45 gradi e mi appoggio con il sedere. Porto i gomiti a spingere dall'interno delle ginocchia verso l'esterno e rilasso qui in accovacciata. Anche qui è la pancia che respira e il pavimento pelvico che si può muovere. Poi torno a terra, porto le piante dei piedi a unirsi, faccio un pochino di farfallino, la schiena dritta, per il rilassamento finale ci stringiamo a terra, a pancia in su, portiamo le gambe sempre a farfallina e rilassiamo. Possiamo avere le mani sulla pancia, oppure a terra, palmi verso l'alto e respiriamo. Piano chiudiamo le ginocchia, ci giriamo sul fianco e ci sollevamo. Ecco qui la mini lezione per questa settimana. Puoi ripetere gli esercizi più e più volte, anzi ti consiglio di farlo un po' ogni giorno
puoi anche scegliere di fare un solo esercizio al giorno, ma ricorda che è la costanza quella che fa la differenza. Poco ogni giorno vale molto di più fare tantissimo, ma in maniera discontinua o troppo poco frequente. Trovi tutti i video delle settimane scorse, su Instagram li trovi nelle storie in evidenza, sul canale YouTube li trovi nella playlist. Io ti invito a partecipare ai mini corsi ogni settimana. In descrizione trovi i link per il corso Donne in Movimento, in cui ci alleniamo insieme alla fisioterapista. Trovi il link del freebie Allena la tua vagina, una mini lezione completa insieme a me. E trovi il link per le visite online e dal vivo per la prevenzione e la cura dei sintomi intimi. Mi trovi su YouTube, su Instagram e su Facebook. Ciao, noi ci vediamo al prossimo video.